Il progetto Live Gestire 2020 è un progetto Live integrato, innovativo, innanzitutto perché ha una durata molto estesa di 8 anni. Inoltre prevede degli obiettivi estremamente di rilievo per la conservazione di specie sia vegetali che animali di interesse comunitario e del miglioramento della governance dei siti Natura 2000. Ci sono azioni di varia natura nel nostro Live, ci sono azioni di divulgazione, delle azioni preparatorie ed azioni effettivamente concrete. Tra le azioni concrete c'è anche l'azione che ha aperto proprio il servizio dello sportello pipistrelli. Nello specifico, appunto per i chirotteri, abbiamo ovviamente il momento in cui il privato cittadino, comunque gli addetti al recupero, portano l'animale ritrovato sul territorio, dopo magari il contatto dello sportello pipistrelli, al CRAS. Una volta che arriva, viene visitato il nostro personale veterinario che stabilisce un po' la situazione clinica. Una volta fatta la visita, l'animale viene sottoposto alle cure, quindi si fa una radiografia, delle terapie. La fase finale è quella della stanza di volo. Andremo a vedere come si muove, come riesce a volare e impostare di conseguenza tutte le tempistiche della liberazione finale. In Lombardia abbiamo circa 30 specie di pipistrelli. Sono dei mammiferi molto particolari perché sono gli unici in tutto il mondo ad essere in grado di volare. Sono animali notturni, questo grazie al proprio senso dell'ecolocalizzazione. Forniscono un servizio ecosistemico, cioè il solo fatto di esistere. Una colonia di pipistrelli in caccia la sera può alimentarsi di tantissimi insetti, quindi immaginatevi quanto può essere il vantaggio della presenza di questi animali insettivori anche per la difesa delle colture agricole. Studiando questi animali noi possiamo anche trarne dei vantaggi tecnologici, ad esempio dallo studio della meccanica del volo dei pipistrelli stanno sviluppando dei nuovi modelli di droni. Così come anche nella ricerca medica i pipistrelli sono estremamente studiati per il loro sensazionale sistema immunitario e quindi i pipistrelli sono un elemento naturale da cui noi abbiamo molto da imparare. Grazie all'azione C8 del Live Gestire 2020 siamo riusciti come centro di recupero ad implementare sia le strutture che le attrezzature per la gestione dei chirotteri. Siamo riusciti ad acquistare due incubatrici che ci permettono di lavorare molto meglio nello svezzamento di questi animali. Poi il tunnel di volo, che è una vera e propria voliera. Non era facile per noi acquistare queste strumentazioni che ovviamente hanno dei costi abbastanza importanti e l'azione ci ha permesso questo.